Just My Imagination, la versione di Cranberries, in questo pomeriggio di Facce da Radio con Antonio Bach, 18 e 12 minuti, martedì 7 aprile. Abbiamo ricominciato le nostre dirette perché ci siamo un po' divertiti tanto, perché c'è stata la Pasqua e la Pasquetta, ma adesso si parla di qualcosa di serio con Davide Passaretti e ciao. Valentina Di Cosmis. Buonasera. Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio a te. Ragazzi, siete giovanissimi e fate qualcosa di veramente figo. Che grazie, ci piace. Grazie. Cosa portate oggi? Oggi portiamo la storia di Frammenti, che è un mediometraggio a cui stiamo lavorando, di cui io sono il regista e Valentina De Cosmis ne segue la sceneggiatura. Cioè, Davide, quanti anni hai? Devo proprio dirlo? Sì, cioè sì. Sei sicuro? Sì. 25. 25. Lei non lo chiediamo per ovvi, cioè, non perché. Ancora meno. Però 25 ancora meno. Giovanissimi. Per poco, eh? Ancora per poco. Vabbè, però saltiamo giovanissimi, 26, un regista abbiamo qui. E una sceneggiatrice. Vabbè, un attimo, sì, perché non so tipo moltissimo del cinema. Abbiamo avuto molte associazioni teatrali. Sì. Ma ci siamo spinti veramente moltissimo portando voi due qui oggi pomeriggio a parlare di un mediometraggio. Ne ho sentito parlare forse di un cortometraggio, un lungometraggio, ma mai medio. Mediometraggio no. Cos'è? In realtà sono delle grandi macro categorie, chiamiamole così. Abbiamo il cortometraggio, che è, diciamo, varia da 0 minuti a una trentina di minuti, ma anche meno. Poi abbiamo il mediometraggio, che è un po' la cosa fra i due, quindi siamo su una 45-50 di minuti. Ecco, non vi aspettate quel film che dura 2 ore e mezza e un po' vi appalla. No, avete Frammenti, che è un mediometraggio. Non si rischia. E siamo sui 30 minuti base. Diciamo 45. Ecco, proprio un mediometraggio. Si chiamerà Frammenti. Perché? Frammenti perché sono frammenti di vita. Quando abbiamo iniziato a pensare Frammenti, perché abbiamo scritto insieme il soggetto, l'idea era... io gli chiesi: Davide, cosa vuoi che io scriva? E lui mi rispose: io voglio raccontare la vita. Cioè, tipo, hai detto tutto e quasi hai detto niente. E dopo sta a te, Valentina, a dire: vabbè, adesso scrivo io, facciamo un po' qualcosa. Sì, perché ho pensato, insomma, in 45 minuti come puoi raccontare la vita? Ecco, infatti. Puoi raccontare dei frammenti di vita. Ecco lì il nome. È stata l'idea notturna del prima di addormentarsi, quindi è stata proprio qualcosa di... Ho detto: ok, noi vogliamo raccontare delle storie belle, delle cose belle, vogliamo far vedere il nostro territorio, le nostre radici. È un prodotto che sicuramente mira a questo, mira a rivalutare, come dire, il prodotto Italia. Era questo che mi premeva far capire a Valentina. E così abbiamo pensato, pensa che ripensa, abbiamo stabilito che noi volevamo fare... volevamo il bello di queste scene. Allora abbiamo detto: perché non scegliercele? Scegliamocele, ne prendiamo i momenti più belli, i frammenti più belli. Allora prendiamo i frammenti e basta. Quando l'idea più semplice racchiude quello che esattamente noi volevamo. E Valentina penso che ci è riuscita benissimo a sviluppare poi tutta questa storia. E dietro c'è quindi tanto lavoro, immagino. Sì. E tanto studio, perché ovviamente non è che uno si sveglia la mattina e vuole fare il regista. No, giusto? No. Ecco. E Valentina, anche te non è che ti sei svegliata la mattina e volevi scrivere per film? Beh, no, dai. Avete studiato? Piano piano. Davide l'abbiamo anche conosciuto in vari lavori, sì, anche sul web, quindi un po' il tuo nome è girato. Io ho visto su Facebook molte cose. Sembra così. E adesso ti sei spinto: oh, io voglio fare il film. Sì, adesso abbiamo detto, noi cerchiamo sempre, io personalmente cerco sempre di migliorarmi, cerco sempre, diciamo, sono una di quelle persone che non è mai soddisfatta. Ma poi non pensiamo che questa cosa è una cosa fatta e poi rimane nel cassetto. No, andrà in giro veramente nel mondo. Sì, andrà in giro nel soprattutto mondo. Soprattutto in Europa, mi dicevi. Soprattutto in Europa, perché verrà tradotto in, aiutami se sbaglio, francese, Valentina, tedesco, e poi sconfineremo un po' l'Europa e l'ambizione di tradurre in giapponese, perché io sarei anche una traduttrice, ecco, bisogna dal tedesco, dirlo, dal perché giapponese. Quando lei mi ha detto: io te lo traduco in giapponese, io ho detto: ok, allora mi piace. Cioè, prova un attimo, dimmi una frase e me la traduci in giapponese. Non lo so cosa vuoi che ti dica. Buongiorno. Sì, buon pomeriggio, siamo su Radio Re 9, mi chiamo.
Konnichiwa, watashi tachi ni, watashi tachi wa Radio R9 ni shiteimasu. Watashi no namae wa Valentina desu. Cioè che poi in italiano sarebbe sì, una cavolata, nemmeno io, però ci poteva dire di tutto, magari ci ha offesi tutti quanti. Beh, spero che non ci siano troppi giapponesi sintonizzati, dai. Ma qualcuno ci sarà. Speriamo, capito? Ci hanno anche ascoltato in giapponese la cosa. Però ti hanno sentito offenderci, perché secondo me era un'offesa. Non l'avrei fatto mai, via. Allora, parliamo di frammenti. Quando cominceranno le riprese? Se tutta quanta la scenografia è stata già scritta tutta? Allora, le riprese inizieranno indicativamente intorno a giugno o luglio. E per ora siamo nel periodo casting, quindi questa mattina abbiamo concluso il primo turno di casting e siamo rimasti molto soddisfatti perché i ragazzi sono stati effettivamente molto bravi e apriremo di nuovo ai casting perché abbiamo bisogno effettivamente di molti attori. Perché infatti Davide, mi dicevi, avevi proprio il bisogno di un certo tipo di casting. Sì, è un casting innanzitutto che si rivolge ad un pubblico di semiprofessionisti, chiamiamoli così, perché hanno avuto delle prime esperienze con il mondo della recitazione, ma poi magari non con il mondo della recitazione cinematografica, magari chi teatrale, chi il corso, chi qualche foto. Quindi non dovete per forza essere chissà che attore, cioè il Marco Bocci, cioè no, che troviamo al BB, no. Perché? Ecco. Perché io proporrò un corso di recitazione alle persone che verranno candidate come attori, quindi a una mezza specie di premio, chiamiamolo così, che offriamo a coloro che riteniamo adatti a questo. E questa è una cosa bellissima, che comunque fai questo frammenti e comunque ti sei portato a casa anche un bel corso di recitazione. Esattamente. Allora, come funzionano questi casting? Io so che adesso avete già cercato qualcuno, però vi servono ulteriori attori. Come si può partecipare a frammenti? Allora, si può partecipare a Frammenti seguendoci sulla nostra pagina Facebook che si chiama appunto Frammenti e mandando una mail con in allegato due foto e il proprio curriculum a frammentifilm@gmail.com. Mi Perfetto. Dicevi, no, che c'era quel casting un po' complicato, non solo perché devi essere un tantino bravo e comunque stare anche per un peletto nel mondo del cinema, del teatro, ma perché vi servono degli attori che comunque per la fascia d'età, no? Sì. Diciamo che abbiamo degli attori che li vedremo negli anni 60, negli anni 80, quindi ci sarà un percorso di crescita, quindi possiamo capire che la ricerca dell'attore è importante e difficile. Si devono assomigliare. Nel senso, cioè, che si devono... Il ragazzo che poi farà l'adulto, bravissimo, deve essere simile. Bravissimo. Più o meno. Esattamente questo. Altrimenti gli mettiamo gli ormoni e lo facciamo crescere. Lo pompiamo. Poi però non sbagliamo a fare le riprese da piccolo, perché poi, avendolo grande, non si può ritornare più indietro. Esatto. Ci prendiamo un attimo di pausa, ma se volete saperne di più al 366-7052-110 SMS e WhatsApp Frammenti. Lascerò. E beh, anche di Andrei, il pescatore. C'era chi nel nostro studio diceva: ci sono cresciuto con questa canzone. Ebbene, sì, l'abbiamo messa. Poi c'è il Davide che un attimo si sono illuminati gli occhi. Forse questa canzone la metterò in Frammenti. Ma sì, chi lo sa. Che un po' ti ricorda, no? Quei ricordi, quei frammenti, visto che ci siamo. Quei frammenti. Esatto, bisogna pensarci su, è una cosa che si vedrà nel montaggio. Ci sono talmente tante cose da pensare che poi uno deve pensarle a mano. Eh beh, certo, poi la musica, come dicevi, si aggiunge alla fine. Adesso c'è il casting. Ecco, allora, prima di tutto quello. Sono una persona estremamente coerente. Casting. Allora, noi in questo pomeriggio si parla di Frammenti, un mediometraggio. Cos'è? È un mediometraggio, ridiciamolo, è più o meno una lunghezza dai 30 ai 59 minuti. Non lunghissimo, nemmeno tanto corto. Nemmeno tanto. C'è bisogno di un casting effettivamente molto buono e lo si ricerca. Oggi avete fatto un primo casting, però state ancora cercando degli attori. Dove possiamo trovarvi? Allora, sicuramente faremo un'altra ondata di casting, appunto. Come abbiamo detto prima, oggi abbiamo fatto il primo casting da Giovarti in Via De Gasperi 235 a 100 Buchi. E nel prossimo mese faremo il prossimo casting
per le informazioni, ripetiamo i contatti, frammenti su Facebook o frammentifilm@gmail.com. Io suggerisco che molto probabilmente si farà anche prima questo casting, quindi aspettiamo ansiosamente nuove email con nuove foto, con nuovi contatti che contatteremo per poi farli venire al casting. Ecco, mi raccomando, le foto. Cioè, ragazzi, le foto, perché è molto importante per la faccenda di prima, ovviamente, no? Se c'è il ragazzino che poi dobbiamo anche far diventare adulto, ovviamente serve qualcuno che sia simile. Ecco perché la foto, non perché vogliamo vedere, sì, siete belli, entrate a far parte di frammenti. Esatto, era un po' quello che si spiegava stamattina al casting. A prescindere poi dalla visibilità, perché c'è un discorso proprio di visibilità assoluto nella cinematografia, quello che si richiedeva, dicevo io, non è tanto il discorso esteriore di una persona, ma non vedo quello che sei, ma vedo anche quello che sai. Esattamente, era un po' diversa. Quindi mi raccomando, vi abbiamo dato anche i contatti, soprattutto quello su Facebook, ormai siamo molto social, quindi frammenti su Facebook. Trovate tutte quante le info, anche e soprattutto la via in cui andare per i casting. Allora ragazzi, volevo parlare dell'uscita. Quando secondo voi uscirà? Speriamo che riusciamo a farlo uscire intorno ai mesi di dicembre. Le pratiche sono molto... sì, sono tra virgolette, cercherò di stringerle maggiormente possibili, ma alla fine stiamo cercando di trovare alcuni sponsor, alcune sovvenzioni attraverso il comune di San Benedetto e Monteprandone, di cui ad esempio Monteprandone ci ha dato questa bellissima sala questa mattina, infatti siamo molto contenti, speriamo che... Beh, gira comunque il nome di San Benedetto e anche di Monteprandone, quindi. Esatto, gira il nome di San Benedetto e vediamo di ottenere il massimo, quello che si può ottenere. Vogliamo parlare un po' della trama? Se si può? Vogliamo svelare qualcosina? Sì, una chicca. Svegliamo. Allora. Vai. Ma sii molto attenta a quello che dici, sceneggiatrice. Perché altrimenti... Sarò attentissima. Allora, io più che svelare la trama vera e propria, vorrei svelare il motivo per cui è stata scritta. Sia io che lui abbiamo avuto delle esperienze all'estero abbastanza lunghe. E entrambi ci siamo ritrovati un attimo qui a dire, ma questo posto è bello. E questo posto... così bello, ma fuori non lo conosce nessuno. E tutti si sono dimenticati del fatto che qui c'è un mare bello, ci sono dei bellissimi paesi alti e c'è della gente bella. Certo, certo. E quindi noi abbiamo... Ti vai all'estero, ma non sai che comunque lì a casa tua c'è tutto questo bel paesaggio, bella gente. E quindi? E quindi... Ti è arrivata un po' l'idea... E quindi basta l'Enoio, ho detto io, no? Era nata dall'idea di dire, ok, c'è l'ondata di crisi italiana, lo sappiamo tutti molto bene. Però qualcosa di positivo c'è. Sì, una cosa che non funziona non è detto che porti con sé il fatto di dire l'Italia non è niente. Esatto. Cioè, questo non mette in dubbio il fatto che l'Italia è una grandissima nazione, anche se si trova nelle difficoltà in cui si trova oggi. Quindi insomma basta piangerci e perlomeno facciamo vedere le cose di buono che abbiamo, che quelle brutte ce ne sono tante, facciamo vedere quelle belle. E in frammenti ne faremo vedere tante di belle. Esattamente. Ecco, ragazzi, mi ha fatto veramente molto piacere, spero che un attimo questo spazio sia servito per, soprattutto per i casting, poi ditemi anche come andranno. Certo. Noi ringraziamo te. Perché, ecco, tenetevici informati, perché comunque appena cominceranno le riprese noi vogliamo esserci. Benissimo. Anche solo per dire, sono iniziate le riprese di frammenti. Ma sì, ma certamente. Ricordiamo, poi verrà anche, girerà in Europa, all'estero, mi dicevi anche in Giappone. Quindi è un film che non è che prendiamo, vabbè, sì, il nome di San Benedetto lo prendiamo, lo portiamo magari a Grotta a Mare. No, cioè, lo portiamo veramente fuori. Che magari serve anche un po', tipo, anche se andiamo tipo al sud, servirà anche un anche Google Translate. Ma sì, ma sì. Ma anche da Torino, probabilmente. Ma soprattutto. E quindi niente, girerà moltissimo questo mediometraggio dal nome Frammenti. Grazie mille a Davide Passaretti e Valentina De Cosmis. Grazie a te. Grazie a te. Ciao.